quello che oggi abbiamo celebrato ha uno spessore, come devo dire, immenso per l'amministrazione, per il sindaco, ma per l'intera collettività. Grazie a Sua Eccellenza, Monsignore Lorenzo Leuzzi, che ha voluto decretare, ha voluto accogliere questo sentimento del primo cittadino e poi della collettività, cioè quello di proclamare la Madonna della Tibia in santuario, un decreto che è stato firmato il giorno del 2 di luglio, nella festa della Madonna delle Grazie a Teramo. Beh, io credo che sia un rilancio, un lancio del nostro territorio in una proiezione futura per quello che può essere la ripresa socio-economica anche. Io non penso solo all'appartenenza cattolica, dove ognuno di noi magari ha la propria fede. Penso che un sistema, un circuito che può essere collegato anche con la parte cattolica, perché lì stiamo lavorando per il recupero del Museo dei Pastori sopra Piano Roseto, poi Rocca Roseto, quindi tutti elementi storici che messi insieme fanno una parte mariana, ma fanno anche una parte socio-culturale di spessore e di rilancio di un territorio fortemente colpito, fortemente in disagio, e quindi quel grave malessere, cioè lo spopolamento, che in qualche maniera cercheremo di arginare. Personalmente sono molto sorpreso della partecipazione, anche dell'interesse, anche del desiderio di vivere ancora più intensamente questa esperienza, che è certamente ormai radicata nel territorio, nella comunità, però ho sperimentato che c'è un desiderio di rilanciarlo. Vuol dire che questo segno della trasformazione della chiesa in santuario non è soltanto un fatto puramente formale, certamente ha la sua importanza istituzionale, però percepisco che in questo momento di tentativo di far ripartire le comunità travagliate dagli avvenimenti che conosciamo, e dunque di fronte allo spopolamento, anche a un po' a un senso di abbandono, di smarrimento, e credo che ci sia davvero un desiderio profondo di ritrovare le motivazioni dello stare insieme.